Siamo con il maestro Mario Londrillo, che ha realizzato questo presepe assieme a altre persone addirittura 50 anni fa. Siamo a Pescara, lungo via Nazionale Adriatica Nord, 225, diciamo nei pressi del Globo, per regolarci. Questo è un presepe veramente meraviglioso, un presepe che parla da solo. Ce lo descrive, e soprattutto come le è venuta la passione per il presepe? Allora, fin da piccolo, all'età di 9 anni, facevo il presepio nelle case, lungo, piano piano attraverso gli anni ho dovuto costruire un presepio permanente che rimane alla città di Pescara in solo il periodo di Natale, che va dall'8 di gennaio dall'8 dicembre fino al 13 gennaio 2019. Quanti personaggi ci sono? Poi si muovono, vediamo, ci sono 150, le luci. 150 personaggi movibili, ci sono le galline che movibili, le pecore bevono l'acqua, poi il boscaiolo batte l'albero 27 colpi, dopo l'albero cade, di sera si rialza e si mette alla sua posizione. Le luci, le costellazioni. Costellazione, ci sono 650 stelle, l'ossa maggiore, l'ossa minore, il carro, c'è l'annunciazione, c'è la nevicata, c'è la nebbia, c'è il fuoco, tutto è uno spettacolo, bisogna vedere sul posto. E testimonio, quali materiali sono stati usati? Materiali? Questi personaggi sono venuti da Napoli. E quali materiali ha usato? La corteccia, quali? La corteccia di sughero, una mozzice di sughero ci vuole per costruire questo. È vero che ogni anno 20.000 persone vengono a visitare questo presepe? È vero, da tutte le parti d'Italia, anche le parti straniere. Per concludere, Mario... Su internet, su YouTube, potete andare pure su YouTube, internet. Per concludere, ricordiamo quando è aperto questo presepe. È aperto la mattina dalle 10 all'1, pomeriggio dalle 3:30 alle 7:30, ma possiamo fare fino alle 8.